noi siamo in partenza. Quindi, queste sono le cose che porteremo dietro, credo, zaino, queste sono le cose del cane, questa è la mia valigia, questa è la valigia di Marti, e adesso andiamo a vedere dove andremo, dove andremo, dove andremo, andremo. Marti non c'è sulla cartina. Come no? No? Non c'è Zanzibar. Allora, sono le 6.25 e noi siamo già seduti a un tavolo, esatto, dell'aeroporto. A mangiare però una pizza che sarà l'ultima per 3 settimane. Partiamo alle 10. Sì. Quindi praticamente abbiamo 3 ore per mangiare una pizza, digerire. Basta. Aia! Mi fatto male. Sì, con una pizza, ancora. È difficile questa. Ancora? Ma la forchetta! Scusa. Sei tu, eh? No! Non sai usare una forchetta? Ma questa forchetta è strana! Ciao! Vediamo se Michele è più bravo. Sì, è più bravo. Vabbè, buon appetito. Scusate, ma era molto difficile usare un coltello. Perché? Questo qua è il nostro momento preferito, no, di Malpensa. È il momento rullo. Loro vogliono continuare a camminare. Allora, se questo è un rullo che ti porta, cioè se devi camminare, non cammini giù. Esatto. Ma sono anglosassone, sono anglosassone. Anglosassoni, cioè. Comunque ci sono delle facce schiacciate, io non l'avevo mai vista. Faccia schiacciata, faccia schiacciata. Questa è la mia parte preferita. Immagino. Perché non prendiamo bus strani. No. Ma saliamo a bordo dal Finger. Ti metti il piede a bordo. Come ben sai, non sei un vero youtuber se non fai l'unboxing. Noi faremo l'unboxing di questa cosa meravigliosa. Allora, ci hanno dato in dotazione queste pratiche cuffie per vedere film qui. Questa copertina, che questo verdino la con carino. Bordo. Col bordino questo... carino. Di raso verde. E poi questo che è comfort pack, molto bene, che è, vediamo cosa c'è dentro, un piccolo Colgate. Poi uno spazzolino, delle calze e una fantastica mascherina con la Royal, il palazzo reale di Royal Opera Oman. Allora sono le 5:15, ora non locale, ora locale non lo so. Vede 7:15. E abbiamo trovato il nostro hotel dentro al... Esatto, come potete... Come si può vedere? Questo è l'aeroporto di, esatto, Muscat. Abitiamo sopra il duty free. Ok, ci siamo appena svegliati e siamo nell'hotel dentro l'aeroporto Aerotel. Di Muscat. Aerotel. Abbiamo fatto un pisolino. Michele ha avuto un piccolo problemino. Sì. Però adesso siamo rinati, giusto? Sì. E niente, insomma, questo qua. Adesso vi faccio vedere. Questo è il bagno. A vista. Utile, tra l'altro, quando. Molto utile. Molto utile. Qua c'è la doccina, qui c'è il lavello e qui c'è il nostro eroe. C'è il nostro eroe. Di qui tutto a vista. Lì c'è Michele che se la dorme. TV. Ma la cosa super bellissima è la vista che abbiamo dalla finestra, che è esattamente questa. Abbiamo
andare adesso al... A cibarci. A cibarci di cose, non so. Se, sembra l'albergo di Shiny. E adesso vedrete quanta gente ci sarà al ristorante. Refreshment area. Qui. Ancora più male. E ovviamente non si è portato la sua felpina. Guardate quanta gente. Ciao a tutti. Buongiorno. Miki. Là. Allora qua c'è il pollo. No. È pesce fritto. Pesce fritto. Dice il signore che fa da mangiare. Qui. Questo invece è quello che mangerò io, che è pollastro con riso. Che è un po' quello che mangeremo. Sì, vabbè. E cominciamo sta storia del nasi goreng, del goreng, del sti cazzi goreng per tre settimane. Riso, pollo. Vabbè, qui c'è della pasta. Che lascerei lì. E qui è della roba di goreng sempre, perché è tutto un goreng. Tu prendi questo? Prendo questo, poi non sai che. Io mi sa che c'è prenderò una zuppetta, Sì, poi qui c'è una zuppetta che è una sweet soup che io non prenderò. Al nasi goreng. Stiamo salendo per Parigi sull'aereo. Esatto. Perché non c'è nessuno della business class che probabilmente sta prendendo il culo da qualche parte. Allo esatto. Spa forse. Allora. Niente, hanno chiamato i nostri sedili. Fila da 39 to 30. Noi abbiamo il 33 e quindi siamo primi. Primi a salire. Primi. Adesso primi. Andiamo a rubare le cuffiette ai nostri vicini. Sì. Ciao. Ci piace l'Oman, cioè almeno l'aeroporto di Muscat inaugurato a marzo di quest'anno. Ci piace molto. A parte sempre il solito discorso. A parte il discorso cagotti, aria condizionata, eccetera, ci piace molto. Ci piace che qua non esiste, cioè nel senso tutti gli aerei hanno il loro finger. Quindi, ma anche perché fuori ci saranno tipo. E sanno che la gente sta male. Perché passando da meno zero con un tasso d'umidità. Nullo. Più freddo, più ci addentriamo, più fa freddo, ragazzi. Esatto. Il cappotto. Oh mamma. Cioè, guarda che mettere un cappotto quindi, in Oman in agosto. Se dovesse mai capitare di venire in Oman o in ogni caso di prendere un volo con scalo in Oman o un qualsiasi volo Oman Air, ricordatevi il maglioncino anche a quello alto. Perché fa veramente freddo. Infatti metterò anche le calze sto giro. Le calzette di rinforzo della Oman Air. Ah sì, che freddo. Prenderò anche del vino così mi scaldo. E basta. Questo qua è il baggage claim di Zanzibar. Abbiamo appena trovato sul nostro carrello le valigie. Sono là. Buono. Grazie. Questa è Moonshine Villa, che è il posto dove alloggiamo a Puan in qualche cosa. Lì c'è una pratica malca, là ci sono delle casettine che possono ospitare circa 4 persone ognuna. E lì in questa casupola qui, questa, c'è la guardia notturna. E in alto c'è una terrazza meravigliosa, dove si fa colazione, dove si cena. Ed eccola qui, la terrazza. La nostra terrazza. Splendida. E di qui si vedono meglio le casettine per 4 persone. Ciao. Abbiamo appena terminato il nostro giro lungo la spiaggia. Siamo stati fermati dai seguenti beach boys. Tonino Carino da Ascoli, che ci ha proposto il tour. Un masai, il nome è Selunga. Un altro masai, il nome è Marco Polo. Vabbè, l'altro che ci voleva proporre dei tour si chiamava Marcellino Panevino. Siamo passati davanti ai negozi in Ghea. E il negozio Prada, Morellato. Spiaggiata? Comunque, tornando ai Beach Boys. Sì. Il mio preferito è Tonino Carino d'Ascoli, seguito da Selunga. A me anche Marco Polo, mi piaceva che era un masai. Vabbè, questa è la nostra vita durissima. Allora,
Michela Freddo, e quindi ha deciso di coprirsi un attimino. Aspetta che... Ma praticamente al lago faceva più caldo che in Africa, no? Cioè io dico, ma abito in un lago alpino in provincia di Bergamo, c'era caldo, vengo a Zanzibar e ho freddo, ma vabbè, comunque c'è sempre un gran venticello. Questa è la marea che è finalmente ritornata, peccato che tra poco è finita la giornata, non sappiamo assolutamente che ore siano e via. Tra poco andiamo, Miki.